non voglio più continuare. Vuoi dire che ti vuoi liberare di me? Non voglio più parlare in tuo nome. Credi che sia tutta una bugia? La voce è un'illusione. E io un pazzo, o in malafede? È quello che pensa la gente. Pensano sbagliato. La voce dice la verità. Non ha fatto false promesse. Niente sarà facile. Ma il Signore ha fatto un solo errore. Quello di scegliere me. Sono tornato. Qui non c'è che rancore. E il male si è rafforzato. Il tuo popolo affonda nella più cupa schiavitù. Tu non vuoi renderli liberi. Signore, hanno ragione d'aver perso la speranza. Perché dovevo essere scelto io? Che cosa farò? Che dirò a loro? Mosè. Mosè, vai dal faraone. Digli tutto ciò che ti ordinerò di dire. Ma la tua voce sarà quella di tuo fratello Aronne. Egli parlerà per te. Egli prenderà il tuo posto. In quanto a te, tu starai al posto del Signore Dio. Del Signore. Eliseba, noi andiamo. Andiamo. Chiunque desideri presentare una petizione alla divina maestà del faraone Merneftah deve farlo come segue. Egli si immergerà nelle sacre acque, così che sia purificato. Una volta purificato, potrà procedere verso la sponda reale.
ti chiediamo umilmente che tu acconsenta alla nostra petizione, affinché noi si possa andare nel deserto per 3 giorni a fare sacrificio, e questo per ordine manifesto del nostro Signore e Dio. Altrimenti la sua collera si manifesterà, perché il nostro è un Dio geloso, un Dio terribile. Egli colpirà, si vendicherà dell'offesa fatta alla sua gente. Nessuno può andare contro la sua volontà. Ingegnoso, cugino Mosè. Una magia molto ingegnosa. Ma non più ingegnosa di quanto i miei maghi possano fare. La inesplicabilità di questo fenomeno va attribuita senza dubbio alla sua presunta origine sovrannaturale. No, no, questo non è, signori, giusto atteggiamento scientifico. Procediamo verificando i fatti con l'osservazione, con l'analisi, e non formulando teorie. Allora è sangue, non fango. Ma di chi è il sangue? Non è questo il problema. La sostanza si comportava come sangue, ne aveva l'odore e il sapore. Di chi è il sangue? Questa non è domanda che possa interessare il ricercatore. Ma quanto alle conseguenze, sarebbero le stesse se fosse fango e non sangue? Ma certo! Nella casistica dell'inquinamento del Nilo, il fango ha sempre provocato la fuoriuscita delle creature che vivono e si riproducono in acque chiare. Un'invasione di rospi, di insetti, è inevitabile. Aspettiamoci mosche, forse anche locuste, una peste del bestiame, già. Già, tutto provocato dall'inquinamento. Di quale origine sia, poco importa. Ma, illustre sacerdote, questo sangue è, come dire, il prodotto di un'azione taumaturgica? Taumaturgico? Miracoloso. Il termine non è mai stato chiaramente definito. No, dobbiamo tener presente che questo Mosè, perverso e disertore, per educazione e cultura, è un egiziano. Egli ha potuto accedere alle oscure scienze magiche che in quest'era di stabilità, di potere, non si sono mai dovute invocare contro i nemici. Parlare, come alcuni fanno, del magico potere di un nuovo dio, un dio di un popolo schiavo per giunta, è, a dir poco, prematuro. Ecco, ecco qui, guardate, guardate, guardate la nostra acqua. Dio ci preserva sani, illesi, mentre gli egiziani piangono. E come si spiega che gli israeliti rimangono totalmente immuni da questi fastidi? La spiegazione può essere geografica.
Piton è distante dal Nilo, protetta dalla contaminazione dell'inquinamento. Ma che cos'è questo buio? Usate gli occhi. I segni sono davanti a voi. Come potete avere ancora dei dubbi? Sì, sì. È difficile persuadersi, lo so bene. Perché noi siamo un popolo debole, un popolo schiavo, indolente, senza speranza. Ma è proprio così. Il Dio dell'universo ha scelto noi. Scelto per cosa? Per il compimento del suo divino proposito sulla Terra, così pare. Prepariamoci piuttosto per quel giorno, il giorno che lasceremo questo ghetto. Ma questo ghetto è tutto quello che abbiamo, tutto. Siamo vecchi, è duro affrontare una nuova vita. È un Dio duro. Dobbiamo imparare a pensare a noi stessi, come a un popolo. Molti di noi si perderanno lungo il cammino, esausti, inutili. Certo, coloro che iniziano questo viaggio potrebbero non essere fra quelli che lo finiranno. Ma siamo tutti uno, e i morti, e quelli che non sono ancora nati condividono uno scopo comune, la stessa meta. Non mi piace questo discorso. Tutto paroloni e nient'altro. Noi siamo troppo vecchi, Arone, te l'ho già detto. Per questo mettere in comune tutto quanto. Mete, scopi e viaggi senza fine, ecco. Come puoi parlare così quando il Signore si è mostrato al nostro fianco? Questo per voi non vuol dire niente. Vuol dire che siamo il popolo eletto, il suo popolo. Vuol dire che dobbiamo affrontare il deserto e sognare la promessa. Vuol dire... è una bestemmia desiderare di essere lasciati in pace. È una cosa che non riesco proprio a capire. Che dici, che gli dèi l'abbiano abbandonato? Eppure il faraone ha fatto per gli dèi più di quanto essi potessero ragionevolmente aspettarsi. Solo per contare i mattoni di una piramide ci vogliono degli anni. Che cos'è che ha sbagliato? Questo è l'ultimo computo delle vittime e dei danni finora accertati, Divina Maestà. Non sono molto interessato ai numeri. Non sono i corpi, le ossa, i beni che noi perdiamo. È il cuore dell'impero. È l'idea centrale. Maestà, tu non puoi così facilmente ignorare le sofferenze dei tuoi sudditi. Come può la testa non sentire l'angoscia del corpo? È il cuore che sente, non la testa. La testa deve restare lucida.
Se tu avessi sofferto, se tu avessi perduto... Se mi permetti di dirlo, il nostro amico è straziato. Ha perduto insieme la moglie e una figlia. Può avere un'altra moglie entro oggi, un'altra figlia entro un anno. Facciamo tacere il nostro cuore. Che parli il cervello. Ascoltate. Questo è l'impero più vasto che il mondo abbia mai visto. Forse il più grande che mai si vedrà. Le nostre città straripano di mercanzie. Le nostre navi sono in tutti i mari conosciuti. Le nostre torri baciano il cielo. Le nostre armate scuotono la terra. Noi cresciamo. Continuiamo a crescere. Proprio nel centro dell'impero c'è una verità. O se volete, una fede che da lungo tempo è ritenuta verità. La fede che il sovrano dell'impero sia nominato dagli dei medesimi, che il faraone sia generato da seme divino. Adesso gli dei sembrano volgersi contro la loro stessa carne. Fame, malattie, dissenso, sfiducia nell'autorità, collasso dell'autorità. Perché? Perché? Possono mutare gli dei immutabili. Possono diventare deboli, i forti in eterno. E un nuovo Dio può apparire dal nulla e rovesciare le tavole dell'eterno. La tua divina maestà ha toccato un punto interessante. Anzi, emozionante per un teologo. Gli dei sono gli dei eterni, autocreati, esistono fuori del tempo. Non ci sono nuovi dei. Ma ora un vecchio Dio, da molto tempo lontano dagli interessi dello Stato egiziano, è stato invocato. Tu sai quale Dio? Sai da chi è invocato? Ci porti indietro a tempi lontani. Tempi in cui la falsa fede in un solo Dio si insinuava nei pensieri sottili di molti aristocratici. Ti riferisci a Mosè? Questa fede è riapparsa e si è radicata in una razza di schiavi. È logico. Abbracciano mai volentieri gli schiavi, gli dei dei loro padroni. Quesiti di questo genere hanno un immenso interesse teoretico, ma ora il problema è... abbastanza semplice, maestà. I fedeli di quel Dio chiedono di potergli rendere sacrificio. Io penso sarebbe un segno di regale clemenza concedere. Essere forzato a concedere. Obbligato a concedere. Soltanto 3 giorni, maestà. Con garanzie di ritorno. Garanzie. Acqua! Datemi dell'acqua! Vai via! Tieniti la peste per te! Aprite! Aprite! So che c'è qualcuno dentro. Apri. Ti prego, un po' d'acqua. Ancora. Lasciate l'Egitto, altrimenti noi moriamo tutti. Andate via. È una cosa nuova per gli israeliti, essere temuti. Siamo sempre stati temuti. Anche se gli egiziani ci avessero sterminati, il ricordo di noi avrebbe fatto paura. Ci sono molte nazioni morte che ringhiano dalle loro ceneri. Ci hanno spinto in basso, ci hanno fatto disprezzare.
Ma la paura, come si manifesta? Cercano di corromperci per farci partire. Vogliono che strisciamo via nel buio. Naturalmente sarò felice di occuparmi di questa parte della nostra operazione. Abbiamo bisogno di queste risorse. Né c'è alcun bisogno di aspettare che ce le diano. Si possono prendere. C'è una quantità di belle ville abbandonate. La morte e la peste. Conoscevo bene alcune delle vittime, molto bene. Per via della mia posizione, è chiaro. Adesso sono ben serviti. Che Dio li maledica. Il vasaio ha la sua arte. Ce l'ha il costruttore. Ce l'ha chi fa canzoni. Anche il Dio ha la sua arte. La si può chiamare una danza di numeri. Finora ha colpito l'Egitto 7 volte. Sangue nel fiume. Mosche. Rospi. Zanzare. La distruzione del loro bestiame. La maledizione del morso della locusta. E ora la pestilenza. La creazione del mondo fu una danza del 7. Per piegare l'Egitto ci vorrà una danza del 10. Anche nel cuore del faraone c'è una specie di danza. Dovrà piegarsi e poi indurirsi. Piegarsi di nuovo. Indurirsi ancora una volta. E quando sarà diventato come pietra, si spezzerà. E l'Egitto si spezzerà col suo cuore. Bello. Un dio che danza. Un dio di giovani. Ma cosa ferma ora la nostra danza verso la libertà? Ormai l'Egitto è demoralizzato. Nessuno potrebbe fermarci. Sì, è vero. Perché aspettiamo? Dobbiamo aspettare. Per preparare l'ordine di marcia. Raccogliere tutto ciò che possediamo. Il bestiame, i nostri carri, provviste di grano e di acqua. Poi ci sarà il problema dei malati e dei riluttanti. Le proteste di chi vorrebbe finire i suoi giorni a Pito. Le donne incinte. Ci sarà il problema di unificare le tribù. Di stabilire chi dovrà dare ordini. E il problema delle armi, della difesa, dell'addestramento degli uomini. Anche questo, Giosuè. E non dimentichiamoci il tesoro, eh? Lei di giustizia. Scacciate l'ingiusto Dio. Restituite al vostro popolo la salute, voi misericordiosi. Restituite al vostro popolo la salute. Noi torniamo qui, Re Merneftah, per chiedere di essere esonerati dal nostro lavoro. Non hai rispetto per la nostra religione, cugino Mosè. Stiamo tentando di allontanare dall'innocente popolo egiziano queste inesplicabili molestie. Non inesplicabili, non innocente. Basta adesso. La cerimonia è turbata dalla presenza di un miscredente. Andate. Abbiamo una risposta, signore. Possiamo portare una risposta al nostro popolo. Sei contento del tuo potere, cugino? Sei soddisfatto di aver danneggiato e in parte distrutto questo gran fiore dell'ordine? Vuoi che io mi prostri davanti a un dio che è nemico dello Stato? Senza lo Stato noi non siamo niente, nessuno di noi. Ordine, bellezza, maestà. La catena ininterrotta del potere. Distruggere lo Stato significa tradire noi per quelle voci di vento laggiù nel deserto. Vuoi fare dell'Egitto un cumulo di pietre spezzate, dove le lucertole possano indisturbate prendere il sole? Non puoi fondare l'ordine su... Ah, hai ritrovato la voce. Sulla schiavitù. Quale schiavitù? Una qualsiasi? O la schiavitù della tua gente? Non avrete anche voi padroni e servi quando sarete arrivati nel regno che state sognando? Non costruirete anche voi le vostre piramidi? Signore, signore, ci occorre una risposta. Fa silenzio, piccolo uomo. Sto parlando a chi è più di te. Noi costruiremo su un patto. Un impegno liberamente accettato. Il contratto tra uomo e uomo. Parole stonate in un paese che avete ridotto un carnaio.
Non sopporterò più a lungo il vostro odore. Perciò è meglio che andiate. Non si può far venire qui uno scriba, avere un documento scritto, garantito dal sigillo reale. Hai la parola del faraone, Mosè. Potete andare nel deserto e compiere i vostri sacrifici. Possano gli dèi avere pietà di me. Ho finito. Non hai finito, maestro. Che cosa non ho detto? Ah, sì. Gli uomini vadano pure a sacrificare al dio della distruzione. I bambini e le donne resteranno invece nelle proprie case. Dato che questa è una specie di guerra, cugino Mosè, vogliamo considerarli ostaggi? Il tuo cuore è ancora duro, faraone. Non ti bastano i segni che hai visto. Non hai sofferto abbastanza. E il Signore Dio disse a Mosè: prendi una manciata di polvere della terra e scagliala verso il cielo. Perché il mio cavallo muore? Perché? Chi lo lascia morire? Gli ordini sono che lasciate l'Egitto e andiate nel deserto a consumare il vostro sacrificio. E i bambini e le donne? Le donne e i bambini verranno insieme a voi. Aspettate ancora qualcosa? Non c'è altro nelle mie istruzioni. Eppure deve esserci ancora qualcosa. Ma che specie di uomini siete? Se volete qualcosa ancora, potete averla da me. L'odio di un uomo che non ha mai fatto del male. Eppure è stato forzato a soffrire. Che ha perduto i due esseri più cari. Non importa. Siete uomini di pietra. Voi chiedete ancora per prolungare le nostre sofferenze. Andate. Gli ordini li avete. Ecco. Qui è scritto chiaro. Perché non ve ne andate? Perché non se ne vanno? Non possono andarsene perché sanno che c'è ancora qualcosa. Che cos'è questa cosa? Tu, Aronne, la sua voce, che cos'è? Dobbiamo andare nel deserto per 3 giorni a rendere sacrificio. Nel mezzo del mese di Nissan. Uomini, donne, bambini, i nostri animali.
i nostri beni. No. Avete mangiato il pane del faraone e bevuto il suo vino. Per 3 giorni non mangerete e non berrete. Andrete a sacrificare digiunando. E poi ritornerete. I belati e i muggiti dei vostri animali saluteranno il vostro rientro. Saranno rimasti tranquilli ad aspettarvi. Questo è il patto. Che il Dio sospenda i suoi tormenti. Che voi andiate via per 3 giorni. Non basta più. L'alleanza che ci univa è stata rotta da tempo. Fra noi non esistono più legami. Quando noi lasceremo questa terra, la lasceremo da uomini liberi. Porteremo con noi le nostre mogli, i nostri bambini, il bestiame, i nostri beni, tutto. Ti dico che nemmeno la punta d'un chiodo rimarrà in terra d'Egitto. Né un'unghia, né una scaglia della pelle di una bestia. Partirete nudi, tornerete nudi. Il tuo cuore è ancora duro contro il Signore e i suoi servi. Resta ancora una prova, l'ultima. Essa non cadrà direttamente sul tuo capo. Tu vivrai per vedere gli israeliti lasciare l'Egitto. Ma la prova che verrà, l'ultima prova, sarà la più terribile che esista per te, perché tu non ci lasci liberi di andare. Mosè! Mosè, perché non ti ho ucciso? Perché non ti ho trafitto io stesso con la mia spada? Gli ordini restano. Vattene. Non vedrai mai più la mia faccia. E sia così. L'angelo della morte, quale aspetto avrà? Come il cane famelico di un cacciatore, egli fiuta l'odore della preda. Fiuterà l'odore dei primi nati. Ti è stato detto anche questo? È l'ultima, la decima figura della danza. Fra 4 giorni, nella 14ª notte di Nissan. Il fiuto e i denti dell'angelo della morte si scaglieranno sui figli primogeniti. Non farà alcuna distinzione. Perfino il primogenito di una cucciolata di cani, il primo di una covata di gallina. Lui seguirà il suo fiuto. E i nostri primogeniti? I nostri? Non temere. Abbiamo un segreto. Svieremo il suo fiuto. Dovete tenervi pronti a partire, perché l'ordine sarà improvviso. Può venire da un momento all'altro. Quando l'angelo della morte sarà passato, ci metteremo in cammino, stanotte o all'alba. Che ciascuno cuocia il pane, ma senza mettere lievito. Non c'è il tempo per lasciarlo lievitare. E questa notte nessuno esca di casa. Chiudetevi dentro e non uscite prima dell'alba, per nessun motivo, qualsiasi cosa possiate sentire. Ognuno di voi raccolga e cuocia le erbe amare, quelle che crescono vicino a queste nostre case egiziane, così che nessuno dimentichi l'amaro sapore dell'esilio. Sacrificate l'agnello e mangiatelo. Gli avanzi bruciateli, che non resti niente dell'agnello in questo luogo che lasceremo. E segnate col sangue dell'agnello le vostre porte. Ma perché? Come segno, hai detto? Segno di chi? Così un segno, perché non è un bel gioco? Si chiamerà Pasqua. Passaggio.
perché stanotte l'angelo della morte passerà oltre le nostre case. Quella di stasera è una strana cena. Una cerimonia per riconoscere chi siamo. E quando di nuovo mangeremo come stasera, diremo ai nostri figli: questa è un'offerta al Signore che ci condusse dalla schiavitù alla libertà. Si chiamerà Pasqua sino alla fine del tempo, come segno dell'ora, del passaggio dell'angelo. Ma è una cosa terribile. Un terribile peso. E il peso comincia adesso. Il silenzio colpisce come un nuovo rumore. Sta arrivando. Che Dio li aiuti. Per la salvezza della casa e di chi la abita. Il primo Dio senza nome, che riguarda le porte degli occhi, sia due volte attento. Il secondo senza nome, che sia delle porte delle orecchie, senta il fruscio e il respiro dell'intruso funesto. Sorride, hai visto? Il terzo senza nome, che vive sospeso nell'aria delle narici. Dunque niente lo minaccia. È felice. Che si avvicina con intento malvagio. Mio tesoro, nessuna insidia ti raggiunge, nessun male, perché sei il mio tesoro. Per la salvezza della casa di Pilato. Silenzio! Cos'è stato? Un servo. Il primogenito di un servo. Lui no. Non mio figlio. Stategli intorno con le vostre torce. Bruciate l'incenso. Di la preghiera, dilla! Udite, siete mondi, ascoltate. Che la parola del vostro servo sia dolce all'orecchio dei guardiani dei viventi. Che stanotte il male non tocchi il vostro servitore. Che l'oscurità sia benefica e i vapori della notte siano come il balsamo del mattino. Che le anime del maligno dormano come morte. Che non siano attratte dall'odore del fumo che spegne.
cosa dovrai fare. Pregarti di confortarlo lungo il viaggio, attraverso le gallerie della notte. Supplicarti di ricordare che è fatto della tua stessa carne divina e di riportarlo alla luce, dove c'è bisogno di lui. Oppure devo vederti sconfitto, svuotato, impotente. Rispondimi. Sono nato troppo presto o troppo tardi? Possono i cieli modificarsi? Il potere è forse passato a quest'unico Dio che non era né sole né luna, ma la luce di entrambi. Nei tuoi occhi c'è il nulla. La tua testa è la testa di un uccello. Hai sentito il mio grido, Mosè? E le grida di tutti gli altri padri, di tutte le altre madri, le senti? Va allora, prendi i tuoi bambini illesi, le tue donne, prendi i tuoi buoi, le tue pecore, prendi i tuoi beni sciagurati. Lascia in pace il mio popolo. Va, servi il tuo Dio. Servilo nel modo che vuoi. Non tornare mai più in Egitto! Fuori! Lontano dalla mia gente. Tu e il popolo di Israele, andate! Servite il Signore, come avete detto. Prendete le greggi e le mandrie e benedite la vostra libertà! Vattene! Benedici anche me. Anche me. Sì, brava, anche tu, sbrigati a non sprecare l'acqua. Su, vai col tuo gruppo. Avanti, avanti, svegli. Su, su. Quelli di giù, da vicino al pozzo. Laggiù i leviti. Verso est. Che stai facendo con quello? Preparo il trasporto del tesoro, giusto, no? Tu stai rubando. Non è vero, lo sto caricando per portarlo via con noi. Attento a te, Dada. Partiamo. Sì, è proprio vero. Aveva detto che tutte le donne dovevano stare vicine al loro uomo. Va. E tu chi sei? Da dove vieni? Ehi! Aspettate un momento, a qualcuno di voi manca un bambino?